Tutto qua subito, perché neanche di pesce che è un siamo qui a Prevalle con il sindaco del manager Zacchini e gli chiediamo, mi spieghi cosa è successo oggi qui in quel di Prevalle. Sì, all'oratorio di San Zenone, durante il Grest che la parrocchia organizza, successivamente al pranzo, una ventina, 20-25 ragazzi si sono sentiti male e li hanno poi portati d'urgenza agli ospedali vicini, a Gavardo, a Civile, alla Poliambulanza e ad Esenzano. Dovrebbe trattarsi di una intossicazione alimentare che ha coinvolto, appunto, come dicevo, 20-25 bambini su una sessantina che ha, diciamo, utilizzato la mensa. È in corso un Grest per quella parrocchia? Sì, la parrocchia San Zenone sta organizzando un Grest che doveva terminare alla fine di questa settimana. Sono intervenute molte ambulanze, immagino un gran movimento di soccorritori. Sì, diciamo che lo spavento quando sono arrivato è stato tanto, perché mi sono trovato davanti una scena con 3-4 ambulanze, un'eliambulanza e tanti ragazzini che ovviamente stavano male, quindi la scena, diciamo, è stata abbastanza traumatica. Credo comunque che codici rossi non ce ne sono stati, credo che tutto si risolva poi per i bambini, che è la cosa più importante, di un'intossicazione, ecco. Però ecco, al momento di più non so dire.